Piazza in blu, a cura di Chiara Placenti. Buongiorno, bentrovati. Oggi in piazza arrivano mercatini dell'usato, eBay, gruppo di acquisto solidale, per chi non li conoscesse, insomma sono quelli che vengono chiamati gas, e il baratto, ma un tipo particolare di baratto, perché quello che cerchiamo di fare oggi è cercare di capire com'è cambiato il nostro modo di acquistare, di essere consumatori al tempo della crisi. Ovvio, se la disponibilità di reddito diminuisce o comunque diventa più insicura, è ovvio che si vada verso il low cost, no? Cioè si cerca di spendere meno, e da qui la corsa alle offerte speciali nei supermercati e anche all'aumento di fatturato da parte dei discount, proprio anche all'aumento fisico visibile sul territorio dei discount. Ma non solo, a volte si cerca anche solo semplicemente di spendere meglio, cioè la crisi non solo provoca dei cambiamenti importanti in chi l'abbiamo detto, vede il reddito, le disponibilità economiche che diminuiscono, ma ci sono proprio delle modificazioni, dei cambiamenti nella cultura, nell'approcciarsi al computer, quindi si cerca di spendere meglio cambiando stile, priorità, compiendo attraverso il consumo precise scelte di vita, o anche se si è venditori si cerca di capire meglio cosa vuole il mercato, creando nuovi spazi o potenziando nuovi canali di vendita, casomai aiutati anche dalla tecnologia. Beh, di questo passo passo, in una sorta di giro di giostra, cerchiamo oggi di vedere come sono cambiati usi e costumi dei consumi, con questo gioco di parole. E ovviamente mi interessa sapere che cosa ne pensate voi, se come sono cambiati i vostri stili di vita, se acquistate su eBay, se andate, siete dei patiti del mercatino dell'usato, e se lo fate per scelta oppure per necessità, oppure tutte e due, l'uno ha aiutato l'altro. E poi fate parte di un gruppo di acquisto solidale, volete raccontarci la vostra esperienza, invece siete incuriositi, ne volete sapere un po' di più? Allora, l'SMS 347 23 94 152, che ovviamente cerca, cioè per farci arrivare i vostri SMS e dunque raccontarci la vostra, oppure se volete chiamare direttamente il nostro numero verde 800 366 760. Ve lo ripeto ancora una volta, il numero è gratuito da tutta Italia ed è 800 366 760. Ma c'è anche la mail diretta @radionblu.it, e io subito vado a presentarvi i nostri primi ospiti. Al telefono con noi Irina Pavlova, che è responsabile comunicazioni di eBay Italia. Buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro auguri, perché proprio in questo periodo eBay compie 14 anni, no? Quindi è un po' un compleanno. Sì, un piccolo, anzi un grande compleanno, direi 14 anni, sì. 14 anni nella vita di una persona sono una data importante, adesso cerchiamo di capirlo se lo sono anche per eBay Italia. E buongiorno anche a Sebastiano Marinaccio, che è presidente di Mercatino SRL e presidente della Rete Nazionale degli Operatori dell'Usato. Marinaccio, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Lei è molto gentile, io sono solo vicepresidente di Rete ONU degli operatori nazionali, non presidente, sono presidente di Mercatino. Sai come si, Totò direbbe, la faranno, e quindi è un nostro augurio. No, guardi, noi abbiamo un presidente che è una persona splendida, spero che rimanga lui. Va bene, allora sia per una questione di galanteria sia anche per procedere, io direi proprio di andare subito da Irina Pavlova. Allora, più o meno che cos'è eBay lo sappiamo tutti, però procediamo in modo proprio, come dire, scolastico, didascalico. Dovesse presentare eBay ai nostri ascoltatori, come lo definirebbe? Sicuramente per gli ascoltatori probabilmente la parte più semplice da presentare eBay è eBay, il centro commerciale più grande del mondo. eBay è una sorta di punto di incontro tra una domanda e l'offerta. In Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di acquirenti attivi che attualmente utilizzano eBay per i propri acquisti. Ovviamente, essendo una piazza enorme, all'interno troviamo sia i negozi dei venditori professionali che i venditori privati, così come le aziende grosse o i brand importanti. Quindi un grossissimo centro commerciale, più grande d'Italia e, lasciatemi dire, anche più grande del mondo. E come è cambiato, se è cambiato, eBay durante la crisi? Abbiamo detto 14 anni, quindi ha vissuto il periodo pre-crisi, piena crisi, e speriamo adesso uscita dalla crisi. È cambiato qualcosa? Avete notato proprio delle caratteristiche che sono state modificate dalla crisi?
Sì, più che dalla crisi direi in generale, dalla nostra vita, sì, perché 14 anni per un'azienda internet è veramente un tempo significante. Quindi in questi 14 anni eBay ha avuto anche una profonda trasformazione, ci conoscono tutti per essere un sito di aste, sicuramente, se la prima domanda che chiedete che cos'è eBay, chiunque vi risponde un sito d'aste, invece non è così, attualmente l'80% degli oggetti messi in vendita sono oggetti che sono proposti a modalità a prezzo fisso, quindi il famoso battoncino compralo subito, e questo adesso all'80% dei casi, e l'80% degli oggetti venduti sono prodotti nuovi messi in vendita dai venditori professionali. Questo, diciamo, un segno di grosso cambiamento che eBay ha avuto in questi, negli ultimi anni, non perché abbiamo dettato noi questo cambiamento, ma perché una acquirente che ha sempre meno tempo vuole acquistare i prodotti velocemente da un venditore professionale con delle garanzie, utilizza adesso lo strumento e il marketplace, la piattaforma di eBay, sia per i consumi quotidiani che per gli oggetti rari, quindi qualsiasi cosa, se c'è qualcosa la trovi su eBay. Quindi è proprio, diciamo che è cambiato il profilo dei, chiamiamoli, dei venditori, sono sempre più venditori professionali e non tanto privato? eBay, la formula di eBay attualmente sicuramente più si presta di più per il venditore professionale. Perché l'anno scorso siamo stati utilizzati dai 26.000 venditori professionali in Italia. L'Italia, come sappiamo, è la patria delle piccole e medie imprese, quindi certo, ci fa piacere notare che cresce sempre la propensione delle piccole e medie imprese ad affacciarsi in questo canale di e-commerce e utilizzarlo per o affiancare il proprio canale o addirittura chiudere il proprio canale per abbracciare il mondo dell'e-commerce, perché vedono più futuro nell'e-commerce spesso rispetto al mondo offline, o semplicemente uniscono l'offline con l'online, il che non preclude assolutamente la possibilità per i venditori privati utilizzare la piattaforma, ma viene utilizzata in diversi modi, quindi anziché veramente svuotare la propria cantina viene utilizzata per dare il valore agli oggetti particolari vintage, lo chiamiamo l'usato di un certo pregio. Allora andiamo a vedere l'usato, di che pregio troviamo nei mercatini dell'usato, che sono veramente un mondo da scoprire. Marinaccio, presidente di Mercatino SRL, in realtà se è vero sicuramente che fino a qualche anno fa forse mercatini dell'usato andava proprio chi cercava di trovare prodotti a basso costo, anche lì c'è stata una vera rivoluzione culturale. Sì, decisamente. Noi stiamo vivendo una seconda pelle e ne approfitto per informarvi che anche noi quest'anno compieremo 20 anni di attività auguri sul territorio. Auguri. Beh, oggi è il giorno dei compleanni, quindi auguri a tutti. Sì, nel 1995 siamo partiti con quest'idea, nata da Ettore Sole, che è il fondatore della Mercatino. Un'idea tutto sommato semplice, un'idea di mettere in contatto fisicamente, eliminando tutti i passaggi tipici della telefonata, dell'appuntamento, dell'invasione di case, di appuntamenti nei bar, di cose così strane, i soggetti privati. L'attività si svolge in maniera molto semplice. Noi abbiamo 200 grandissimi punti vendita, abbiamo circa 123.000 metri quadri espositivi in Italia, dove diamo la possibilità ai privati di vendere i loro oggetti usati. O meglio, diamo la possibilità di esporli gratuitamente senza pagare nessuna commissione per l'esposizione. Viene trattenuta una provvigione solo ed esclusivamente se l'oggetto viene venduto. Quindi se la vendita va a buon fine. Se la vendita va a buon fine, in buona sostanza, noi diamo la possibilità a tutti i privati di avere un piccolo spazio espositivo per vendere i loro oggetti usati. Questa formula qui ci ha consentito in questi 20 anni di affinarla continuamente, e mi ricollego un po' alla coda del suo discorso, fino a portarci oggi a lanciare un nuovo brand che si chiama Usato Firmato, dei negozi, delle boutique in centro, che sono frutto dell'esperienza e del know-how acquisito in questi 20 anni da Mercatino, che saranno delle vere e proprie boutique di oggetti di culto, quindi di abbigliamento usato, ma veramente... Ma insomma, di marca, di certe firme, insomma, di sicuramente di una qualità e di un richiamo superiore.
Assolutamente sì, molto freschi, molto belli, molto griffati e soprattutto molto ricercati, perché ci siamo accorti che nelle case degli italiani ci sono degli oggetti che sono veramente affascinanti, ecco, io userei questo aggettivo, sono molto particolari. E tra l'altro, come dire, introducono un concetto che appartiene alle buone pratiche, che è quello proprio del riciclo, del riutilizzo, del no allo spreco. Sì. Noi alle 4R, una piccola premessa, noi aderiamo ad Assofranchising, che è l'Associazione Nazionale del Franchising, aderiamo a Rete ONU, che è l'organismo nazionale degli operatori dell'usato, e siamo soci della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Facciamo molte attività collaterali che vanno a stimolare anche la nostra enorme massa di clienti. Ne abbiamo censiti al 31/12/2014 in database 9.428.000, quindi abbiamo di adulti, quindi vuol dire siamo presenti in una casa su tre degli italiani, forse un pochino di più, ci dicono le statistiche, e noi da sempre sosteniamo le 4R, che sono la riduzione, il riutilizzo, il riciclo e il recupero. Da quest'anno stiamo lanciando un nuovo acronimo che sarà quello delle 5R, perché alla riduzione, al riutilizzo, al riciclo e al recupero aggiungeremo anche il rispetto. Cioè? A noi piace molto questo termine del rispetto per madre terra, per rispetto per la persona. Abbiamo commissionato circa un anno e mezzo fa una ricerca, una sperimentazione scientifica ad Occhio del Riciclone, che è stato coadiuvato dall'Università Sant'Anna, dalla Sapienza e da altri ricercatori internazionali, sull'impatto ambientale diretto della nostra attività. E cosa è emerso? Sono emersi dei dati che, credetemi, la prima volta sembravano impossibili anche a noi. Cioè, hanno detto, no, vi state sbagliando, rifate tutto. Rifate i calcoli, sbagliato qualcosa. Sì, ci sembravano troppo positivi. Eravamo tutti molto gasati ed entusiasti. Gasato mi piace molto come termine, rende bene l'idea. Sì, questi sette ricercatori hanno fatto un loro summit proprio operativo, maniche di camicia, mi ricordo, per una settimana si sono chiusi in conclave con questi super calcolatori, hanno rifatto il tutto e ci hanno confermato la bontà dei dati che sono venuti fuori. Tra l'altro voi avete vinto anche il premio nazionale. Sì, ora ci andiamo, però voglio dire ai nostri ascoltatori che voi avete vinto anche il premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti, no? Quello di Federambiente e Legambiente, che tra l'altro è anche proprio il patrocinio del Ministero. Quindi insomma stiamo parlando di cose serie. Però andiamo a vedere alcuni dei dati, come dire, più succosi e più curiosi, perché qualcosa mi aveva già anticipato. Prego. Allora, sì, noi abbiamo vinto il primo premio ambiente, ci fregiamo di questo, perché la prima azienda italiana a fregiarsi di questo premio nel nostro settore siamo stati noi. Questo è molto importante, è un riconoscimento che le associazioni ambientaliste, il Ministero dell'Ambiente ci ha dato, e questo ne siamo orgogliosi. E direi. Dunque, sì, decisamente. Due dati proprio... veloci, che poi torno dalla Pavlova, sì, perché sono arrivati dei messaggi per eBay. Prego, anche per voi, ma allora, procediamo. Benissimo, noi abbiamo avuto un impatto in termini di in termini di impatto ambientale nel triennio scorso pari a una riduzione di 100.000 tonnellate. 100.000 tonnellate di CO2, anno, vuol dire che in un triennio sono 301.000 tonnellate, per dare un dato preciso. Tenete conto che concorriamo alla riduzione della CO2 per il protocollo di Kyoto, perché noi siamo certificati, questi dati sono certificati. Quindi per capire... la nostra attività, la signora Maria che ci porta in vendita il suo servizio di piatti, Invece di buttarlo, che poi va smaltito, e quindi smaltire significa produrre anche inquinamento, questo contribuisce ad abbattere la CO2.
la CO2, che ha un impatto sulla salute complessiva di tutti gli abitanti del pianeta, perché noi abbiamo quattro indicatori primari, tra cui il risparmio di risorse non rinnovabili, che in un triennio sono pari a 4 miliardi e 231 mila tonnellate. Cifrone. Per farvi capire che... No, no, siamo sulle cifrone. Ma no, quindi questo significa perché? Perché mi interessa proprio la sintesi del discorso, no? Che in pratica il test ha dimostrato che la vostra attività concorre ad allungare la vita media delle persone. Esatto, esatto. Però noi pensateci che questo è interessante, no? Il riciclo, il riutilizzo porta a questo, grazie ai passaggi anche di cui ci stava parlando Sebastiano Marinaccio. Irina Pavlova, responsabile comunicazione di Bay Italia. Sono arrivati più messaggi al 347 23 94 152 dove ci dicono appunto che casomai conoscono i Bay da anni e si sono trovati sempre bene. Altri invece ci chiedono come fare per rendere i pagamenti online ancora più sicuri, che è sempre lo scoglio che troviamo di dubbio, di incertezza quando parliamo di commercio e di compravendite online. Possiamo dare qualche consiglio? Ci vuole dare delle rassicurazioni lei, spiegarci gli strumenti ma che ci sono? Volentieri. Noi da un po' ovviamente investiamo tantissimo nella sicurezza delle piattaforme e il nostro scopo primario è assicurare che l'utente si trova bene e non trovi delle fregature. Fregature è il termine giusto, avanti. esatto, non so che questo termine che sicuramente vi è arrivato probabilmente tramite i messaggi. Brava. Mi fa piacere notare che la propensione comunque all'utilizzo corretto della piattaforma dell'e-commerce in generale è cresciuto negli ultimi anni. L'utente adesso e il consumatore online non ha paura adesso di inserire la propria carta di credito utilizzando ovviamente le piattaforme sicure, perché ci preme sempre sottolineare che il buon senso che applichiamo nel nostro mondo offline deve essere altrettanto applicato nel mondo online. Che sicurezza offriamo noi su eBay, soprattutto lato i pagamenti? Noi da un po' che raccontiamo PayPal, che è il metodo più sicuro sicuramente di pagare online, in quanto non condivide i dati finanziari con la terza parte. Praticamente per aprire un conto PayPal basta per pagare tramite PayPal basta inserire il proprio indirizzo email che una persona ha associato al proprio conto PayPal, la password e trasferire il denaro alla contraparte. E inoltre coloro che pagano utilizzando PayPal sono protetti su eBay grazie al programma protezione acquirente di PayPal fino all'intero importo dell'oggetto incluse le spese di spedizione. Quindi in poche parole, se dobbiamo trasferire il messaggio radiofonico, pagate con PayPal, un metodo sicuro, e siete protetti se qualcosa dovesse andare storto. Bene, questo speriamo di aver dato qualche rassicurazione. Se volete fare domande più specifiche, il numero verde 800 366 760, ma approfittate, ne abbiamo ancora meno di 10 minuti per stare insieme a Irina Pavlova, responsabile comunicazione di eBay Italia, e a Sebastiano Marinaccio, presidente di Mercatino SRL. E proprio a Marinaccio adesso giro invece messaggi arrivati ai nostri ascoltatori. Allora, ci sono persone entusiaste che dicono: i mercatini sono veri e propri tesori, è bello il ritorno del mercatino. E qualcuno che, diciamo, dà un taglio sociologico alla cosa e dice: ai tempi dei nostri nonni il riuso era normale, siamo noi che sbagliamo a voler buttare via tutto. Quindi di nuovo la crisi, la possibilità dei mercatini ci frena anche rispetto a quello che viene definito il consumismo. Infatti si diceva, io mi ricordo mia nonna che si lamentava sempre che le prime lavatrici che comprava duravano tanto, le ultime, quando è arrivata a comprarle oltre 70 anni, insomma non duravano niente. La sua teoria era: le fanno apposta perché durino poco, che in realtà è una teoria, un pensiero piuttosto condiviso, no Marinaccio? Sì, in effetti devo ammetterlo, è proprio così. Ma noi abbiamo un ruolo sociale molto importante, ce ne siamo accorti, abbiamo avuto anche riconoscimento nella conferenza di lunedì all'Enea da parte della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che facciamo vera green economy. Noi facciamo vera green economy nei fatti. Noi abbiamo rimborsato agli italiani lo scorso anno 41 milioni di euro netti in tasca grazie agli oggetti usati che avevano in casa, che hanno deciso di riutilizzare perché hanno ancora una seconda e addirittura pensiamo una terza vita. Quindi tutto quello che abbiamo in casa che non usiamo più, che sta lì in qualche modo ad appesantire anche i mobili, oggi viene usato su due filoni, su due direttrici. Uno purtroppo per arrivare a fine mese qualcuno. Sì, certo, abbiamo detto, ci sono anche esigenze molto concrete. Sì, è vero.
Sì, sì, è un'amara realtà, perché noi ci accorgiamo sempre più spesso che i nostri 1930 operatori che gravitano intorno alla nostra azienda, alla nostra realtà, spesso devono fare anche da supporto psicologico alle persone che vanno lì chiedendo una valutazione magari un po' maggiore, perché c'è un valore affettivo a quel bene. Quindi c'è una situazione anche di socialità diffusa abbastanza precaria. È emblematico che nello stesso momento, all'interno dello stesso punto vendita, c'è la persona che invece cerca la rarità, che non si trova più nei mercatini rionali, così, perché non ci sono più raccoglitori che vanno nelle case, nelle cascine come si faceva una volta, c'è molta diffidenza ad accogliere qualcuno in casa. Quindi noi siamo diventati il punto di riferimento nazionale per raccogliere gli oggetti anche molto particolari. Guardi, quindi, io le dico, non sono abituata a fare questioni di vita privata, però mia mamma è una mercatino addict, direi, siamo anche preoccupati un po' in famiglia perché se li brava, gira tutti e proprio si diverte a comprare degli oggetti, dice ma questo lampadario è bellissimo, io lo guardo, dico male, mi dice tu non capisci niente, poi in effetti lei lo compra, ci rimette le mani sopra, quindi anche un certo estro artistico, e fa delle cose bellissime, riporta a nuovo degli oggetti meravigliosi, quindi effettivamente c'è anche questo valore aggiunto, no? Sì, assolutamente sì. Noi stiamo anche lavorando ad un progetto europeo di creazione di centri per la preparazione e il riutilizzo, perché questo consentirà di creare ulteriore occupazione negli artigiani, perché un oggetto che ipotizziamo il classico tavolo che ha una gamba rotta, oggi cosa facciamo? Lo buttiamo via. Beh, è sciocco, è un pochino sciocco forse, perché magari anche un tavolo di legno pregiato o ha una fattura eccellente. Quindi stiamo cercando di lavorare a questo progetto europeo di creazione di centri di preparazione e riutilizzo, dove ci saranno gli artigiani che ristruttureranno, un po' come fa sua mamma con il lampadario, il tavolo, per poi rimetterlo in vendita e quindi dare una seconda vita a questo oggetto. Bene. Un passaggio importante, se ho ancora qualche secondo. Veloce, che poi che torno dalla Pavlova, che siamo in chiusura. Mi scusi. No, prego. È che noi vediamo che quando c'è una sorta di ripresa economica riprendono anche gli oggetti usati, perché c'è l'osmosi del privato che va a comprare il divano, faccio l'esempio classico, sì, che costa 1000 euro nuovo, e dismette. Dire bene, esatto, il mio vecchio recupero 200 euro, l'altro nuovo mi costa 1000, devo aggiungerne 800. Quindi questo crea circolarità economica positiva anche per il nuovo. Bello, sì, quei circoli virtuosi che fanno sicuramente bene. E Pavlova, ci chiedono, è vero che all'estero si comprano anche le case su eBay? Cioè case proprio appartamenti? Ti risulta? Su eBay si compra di tutto, ovviamente. Non è il nostro focus principale, perché come dicevamo è un grosso centro commerciale, ovviamente ci sono anche le agenzie di immobiliari probabilmente che utilizzano il nostro servizio, però il focus principale sono gli oggetti che vengono venduti su eBay. Ecco, però è vero che vi risulta che all'estero va molto anche l'appartamento messo su eBay, quindi non è una boutade o una cosa strana quello che ha sentito il nostro ascoltatore. Le chiedo in chiusura, quali sono gli oggetti, la tipologia, i settori che vanno più forti su eBay Italia? Nel 2014 vi posso dare qualche dato curioso. Velocissima, la tecnologia, sì. Ovviamente la tecnologia è fatta da padrone, un acquisto ogni 2 secondi, quindi mentre stavamo parlando con voi sono state acquistate non si sa quanti oggetti tecnologici. Al secondo posto sono gli oggetti legati alla casa, arredamento e bricolage, sempre l'amore di un italiano verso la propria casa, si rispecchia anche nei consumi su eBay, ovviamente. Al terzo posto, l'anno scorso a sorpresa, sono subentrati gli oggetti dedicati alla categoria ricambi accessori auto e moto, quindi anche qui la tuning, necessità. Esatto, i nostri centauri che adorano probabilmente coccolare la propria moto acquistando sicuramente così. Allora io ringrazio Irina Pavlova, responsabile comunicazione di eBay Italia, Sebastiano Marinaccio, presidente Mercatino SRL e vicepresidente Rete Nazionale Operatori dell'Usato, per essere stati questa mattina con noi. Torniamo tra pochi minuti. In blu, la radio, con tante radio dentro.